Gentili telespettatori, un cordiale saluto e l'augurio di una serena domenica. Siamo collegati in diretta da Locorotondo, da dove, con la regia di Vincenzo Gentile e la produzione di Divi Live Web TV 2.0, trasmetteremo la Santa Messa della quinta domenica del tempo ordinario. La giornata odierna assume una valenza particolare nella 16ª edizione della Marcia della Pace, della solidarietà e della cura fraterna, voluta dall'Associazione Padre Francesco Convertini, dai comuni di Cisternino e di Locorotondo, dalle parrocchie delle due comunità e dei Salesiani di Cisternino, riuniti intorno alla figura del venerabile Francesco Convertini, sacerdote salesiano e missionario in India. A causa dell'emergenza Covid, la marcia sarà vissuta unicamente con la partecipazione alla messa, celebrata nella chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire, eretta tra il 1790 ed il 1825, sulla stessa area ove già si erano succedute altre chiese. Grandioso è l'aspetto esterno dell'edificio. La facciata, di gusto cinquecentesco, ospita nel timpano una raffigurazione in rilievo di San Giorgio con il drago e più in basso le statue dei santi Pietro e Paolo. Il maestoso campanile, alto 47 metri, si eleva al di sopra delle case del borgo medievale. La costruzione si articola su di una pianta a croce greca con il presbiterio absidiato. Sulla parete di sinistra, entrando, si apre il cappellone del Santissimo Sacramento. Sull'abside campeggia il quadro di San Giorgio, mentre nel presbiterio vi è una statua lignea del santo. Prima di uscire, ai lati dell'ingresso centrale, troviamo il battistero ed il monumento marmoreo dedicato a Vitantonio Montanaro. La liturgia odierna ci presenta Gesù il Maestro. La domanda esistenziale è quella di chiederci quanto siamo davvero disposti ad imparare da Lui. La presenza di Gesù e il suo insegnamento sono esempio di una umanità autentica, perfettamente realizzata, straordinariamente possibile. Certo, noi di Gesù preferiamo guardare solo alcuni aspetti, quelli fuori dalla nostra portata, i miracoli, le opere di potenza. Per alcuni aspetti è più facile e più rasserenante, ma non è la proposta del Vangelo. Non è il perché della sua esistenza. Non avrebbe chiamato altri a seguire e imparare le sue logiche, il suo modo di avvicinarsi al mondo, il suo modo di amarlo. Gesù ci chiede di imitarlo nella pienezza della vita, nell'imparare da lui a vivere con il cuore, perché tutto abbia senso e gioia in noi. Presiede l'Eucaristia Don Giampaolo Roma, salesiano, delegato per l'Ispettoria Meridionale della Pastorale Giovanile. Grande amor per me, mi ha rotto.
popoli tutti acclamate al Signore, gloria e potenza cantiamo a me, mari e monti si prostrino a te, al tuo nome, oh Signore. Canto di gioia. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Accogliamo Don Giampaolo questa mattina, in questa giornata marcia della pace, in onore, in memoria del nostro padre Francesco Convertini. Don Giampaolo, salesiano, impegnatissimo nell'ambito dei suoi servizi ministeriali, ha lasciato questo per stare con noi, per aiutarci insieme a vivere questa bellissima preghiera, che avrà poi un ringraziamento al termine. Naturalmente ci sentiamo tutti quanti accolti, benvenuti, particolarmente coloro che vengono dalle altre parrocchie di Locorotondo, gli amici di Cisternino. Insieme, ecco, viviamo questa esperienza alla Scuola di Gesù, innanzitutto, che padre Francesco Convertini ha mirabilmente seguito. Tutto perché ci sia più pace anche con la nostra cura. Allora grazie a Don Giampaolo e grazie a ciascuno di voi per questa bellissima presenza che ci fa pregare ancor più bene insieme. Ogni domenica siamo chiamati a gioire nel ricordo della Pasqua del Signore, ma oggi in modo particolare questa gioia vuole essere ancora più piena, ancora più grande nel ricordo di padre Francesco Convertini, nel vivere l'incontro tra le comunità di Cisternino e Locorotondo. E allora vogliamo iniziare questa nostra celebrazione mettendo da parte tutto ciò che è tristezza. Vogliamo mettere da parte ciò che è fonte di tristezza. Vogliamo mettere da parte il nostro peccato e ne chiediamo sinceramente perdono al Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Numero 9. Gloria. Amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per l'immensa gloria, Signore Dio, Re del Cielo, Padre che tutto. Glory.
pace agli uomini amati dal Signore. Facciamo sentire la voce. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace agli uomini amati dal Signore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace agli uomini amati dal Signore. Preghiamo. Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, o Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Rimaniamo in piedi, con il canto accogliamo il dono della parola di Dio. Canto numero 14. Dal libro di Giobbe. Giobbe parlò e disse: l'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra e i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario? Come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi di illusione e notti di affanno mi sono state assegnate. Se mi corico, dico, quando mi alzerò? La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. I miei giorni scorrono più veloci di una spola, svaniscono senza un filo di speranza. Ricordati che un soffio è la mia vita. Il mio occhio non rivedrà più il bene. Parola di Dio. Thank you.
È bello cantare inni al nostro Dio, è dolce innalzare la lode. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele. Risanaci, Signore, Dio della mia. Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Egli canta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. Risanaci, Signore, Dio della vita. Grande è il Signore nostro, grande nella sua potenza, la sua sapienza non si può calcolare. Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi. Risanaci, Signore, Dio della vita. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo, senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Tutti insieme. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, subito usciti dalla sinagoga,
andarono nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò. Quando ancora era buio e uscito, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sempre insieme, lodando il Signore per questa parola che ci ha donato, mandiamo un bacio. Grazie, Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Buongiorno a tutti, siete svegli? Sotto le mascherine qualcuno potrebbe appisolarsi. Io avrei voluto tanto girare tra i banchi e fare domande ai piccoli e anche ai grandi, ma mi fermo qui perché dobbiamo stare un po' distanti. Vedete, questa domenica è davvero una domenica speciale. Non penso che le altre domeniche si viva tutto questo. Non penso che le altre domeniche avete queste belle mascherine colorate del colore dell'arcobaleno. Non penso che ogni domenica c'è questa grande bandiera della pace. Non penso che gli amici di Cisternino ogni domenica vengono qui a messa. È una domenica speciale. Una domenica in cui, in modo particolare, vogliamo chiedere una cosa al Signore. Vogliamo chiedere il dono della pace. E allora in questa messa vogliamo davvero pregare intensamente perché il Signore ci doni la pace. C'è qualcuno che non vuole la pace? Alzate la zampa se qualcuno non vuole la pace. Non vedo mani alzate. Tutti, dal più piccolo al più grande, desideriamo tanto poter vivere la pace. In tutti i nostri ambienti, nelle nostre famiglie, con i nostri amici, nella nostra città, nella nostra nazione, in tutto il mondo desideriamo tutti che ci sia la pace. E allora in questa messa vogliamo pregare il Signore perché ci doni questo dono straordinario.
Però vedete, c'è una tentazione. Sapete qual è la tentazione? Quella che ci fa dire, vabbè, stiamo pregando per la pace, adesso ci mettiamo così e aspettiamo, perché abbiamo pregato, adesso il Signore ci donerà la pace. Vedete, più preghiamo per la pace e più il Signore ci fa comprendere che siamo chiamati ad essere costruttori di pace. Avete mai visto costruire un palazzo? Se i costruttori del palazzo sono un po' pigri, vanno a rilento, mettono un mattone oggi, fra 3 giorni un altro mattone, fra un'altra settimana un altro mattone, per finire quel palazzo ci vorrà tanto tempo. Se invece i costruttori si danno da fare, mettono tanti mattoni, il cemento, tutto quel che è necessario per fare una costruzione, bene, quella costruzione avanza velocemente. Allora la pace la potremo realizzare se tutti noi diventiamo dei costruttori convinti di pace. E badate bene, questa non è una favoletta che diciamo ai piccoli, è la pura realtà. Tutti, piccoli e grandi, in qualsiasi stagione della nostra vita, pandemia o non pandemia, siamo chiamati ad essere costruttori di pace. E oggi il Signore nel Vangelo ci ha detto come poter essere degli autentici costruttori di pace. Vi faccio una piccola confessione. Quando ho letto per la prima volta il Vangelo di questa domenica, sapendo che sarei venuto qui da Napoli per vivere con voi questa messa, mi è scappato un sorriso. Sapete perché? Perché ho detto: guarda il Signore come ci vuole bene. Qualcuno potrebbe dire: è una coincidenza che è capitato questo Vangelo. A me piace dire così: è una dioincidenza. Perché il Vangelo di oggi ci aiuta a comprendere davvero come possiamo essere costruttori di pace, e ci aiuta a comprenderlo ricordando anche l'esempio che Padre Francesco Convertini ci ha lasciato. Proviamo a fare un passettino alla volta. Nel Vangelo di quest'oggi Gesù è andato in un posto particolare, è andato in una, bravissimi, in una casa. E non era una casa qualsiasi, la casa di Simone e Andrea. Questo Simone, sapete chi è? Chi è Simone? Lo conosciamo anche con un altro nome. Bravissimi! È andato a casa di Pietro e di Andrea. E lì c'era una situazione particolare. C'era una persona, come purtroppo capita, no? Come capita in questi giorni, c'era una persona che non stava bene. E Gesù fa una cosa particolare, una cosa bellissima. Noi purtroppo questa cosa in questo periodo non la possiamo fare e ci pesa il non poterla fare, non so, a me sta pesando. Cosa fa Gesù? Prende per mano questa signora e questa signora guarisce. Ecco, in questo piccolissimo, brevissimo racconto ci viene spiegato come possiamo essere costruttori di pace. E qualcuno potrebbe dire: Don Giampaolo, scusa, c'è un piccolo problema. Qual è questo problema? Che credo, non ne sono proprio certo al 100%, però ho la sensazione che un po' a fare miracoli, ecco, non è che abbiamo molta esperienza. Poi se c'è qualcuno qua in mezzo che gli è capitato di fare qualche miracolo, poi ecco, ne parliamo magari dopo la messa, però generalmente ecco, non ci capita, no? Uno ci può provare, se è proprio santo magari il Signore gli dà una mano, però è un po' difficile. E allora che significa guardare a questo brano e capire come possiamo essere costruttori di pace? Vedete, ci sono due gesti che il Vangelo ci ha raccontato: l'entrare in casa di Gesù e il prendere per mano. Sono due gesti che in questo periodo non possiamo fare. Non possiamo andare a casa delle persone, non possiamo prendere per mano le persone. Però dietro questi due gesti c'è un atteggiamento, il prendersi cura di chi è in difficoltà.
il prendersi cura di chi è in difficoltà. Padre Francesco Convertini, questo Vangelo che abbiamo ascoltato quest'oggi l'ha vissuto in pieno un po' di anni fa. Vi dico questa cosa bellissima che mi è capitata nella mia vita: ho avuto la fortuna di visitare Krishnagar, che è il luogo dove Padre Francesco Convertini ha vissuto, in India, nel Bengala. E cosa faceva Padre Francesco Convertini? Cosa faceva di straordinario? Perché oggi l'abbiamo messo qui davanti a noi, lo vogliamo ricordare. Girava di casa in casa, portava una buona parola, aiutava chi era in difficoltà. E lo faceva così bene che succedeva una cosa straordinaria, che quando lui bussava alla porta di qualcuno, se era cristiano lo faceva entrare, ma anche se non era cristiano, se era indù, se era musulmano, Padre Francesco Convertini aveva un cuore così capace di prendersi cura che tutti gli aprivano la porta di casa. Riusciva a entrare nella casa delle famiglie degli indù, riusciva a entrare nella casa delle famiglie musulmane e faceva quello che il Vangelo ci ha detto. Prendeva per mano le persone, si prendeva cura di loro. Qualcuno racconta, chissà, si sta cercando di comprendere, che a volte gli è capitato proprio come nel Vangelo, che qualcuno che stava male è guarito. Cosa mi importa adesso dire a voi, cosa mi sta a cuore? Vedete, in questo atteggiamento, nel prendersi cura, c'è il segreto di essere costruttori di pace. Allora tutti voi, nessuno escluso, piccoli e grandi, avete la possibilità di prendervi cura di qualcuno. Ripeto, non possiamo andare a casa, non possiamo dare la mano, però magari qualcuno conosce un amico che in questo periodo è particolarmente triste. E allora quel dare una mano si esprime con una telefonata, con un messaggino, con un occhiolino, visto che non possiamo fare più nemmeno il sorriso che abbiamo la mascherina, verso questo amico che è in difficoltà. E questo vale per voi piccoli, ma vale anche per i grandi. Stiamo vivendo questo tempo di pandemia in cui questo virus ci sta togliendo tante cose. Però attenzione, ci dice Papa Francesco, c'è un virus molto più pericoloso del Covid-19. È il virus dell'indifferenza. È il virus che ci porta a passare accanto ai fratelli senza avere il coraggio di stendere la mano, di prenderci cura. Allora quest'oggi vogliamo chiedere al Signore e vogliamo chiedere l'aiuto anche di Padre Francesco Convertini, vogliamo prenderci l'impegno di essere costruttori di pace. Facendo cosa? Prendendoci cura di chi c'è accanto. Tra poco, non adesso, tra poco vi lascerò uno spazio di silenzio in cui proveremo a dare un volto concreto alla persona di cui ci vogliamo prendere cura. Perché è troppo facile dire sì, anche io mi voglio prendere cura di qualcuno. No, poi ci fermeremo un attimino a dire io voglio aiutare quell'amico lì, quella persona lì, quel vicino di casa, quel parente a cui non rivolgo più la parola, quella persona che ogni volta che incontro per strada giro la faccia. Poi proveremo a dare un volto. Mi piace riagganciarmi alla conclusione del Vangelo, perché abbiamo visto che Gesù, dopo aver guarito la suocera di Pietro, guarisce tante altre persone e poi fa una cosa particolare. Si ritira in un luogo in disparte e si mette a pregare. All'inizio vi dicevo, in questa domenica vogliamo pregare il Signore che ci doni la pace. Gesù ci sta spiegando il senso di quella preghiera. Non possiamo essere costruttori di pace, non possiamo prenderci realmente cura degli altri se non attingiamo dal Signore l'energia giusta. Per questo siamo qui, per questo abbiamo ascoltato la sua parola, per questo tra poco su questo altare Gesù si renderà presente
nel pane e nel vino. La preghiera ci dà la forza di essere costruttori di pace. Allora ci ritagliamo, così come vi dicevo, un piccolo spazio di silenzio in cui proviamo a dare un volto concreto. Ne basta una sola persona a cui vogliamo dare un aiuto, di cui ci vogliamo prendere cura. Siamo tanti qui, mi diceva Don Adriano, siamo proprio al limite dei posti consentiti, proprio ci siamo entrati giusto giusto, qualcuno è anche fuori. Se tutti, dai più piccoli ai più grandi, anche noi preti, se tutti aiutiamo una persona, ci prendiamo cura di una persona, capite quanto possiamo fare. Allora, un piccolo spazio di silenzio in cui vogliamo pensare, ecco, io voglio aiutare, voglio prendermi cura di quella persona lì, di quell'amico lì, di quell'amica lì. Diamo un volto al nostro prenderci cura e poi impegniamoci con la forza che il Signore ci dona in questa Eucaristia a viverlo nella nostra vita. Con un piccolo istante di silenzio in cui interroghiamo il nostro cuore e chiediamo al Signore di aiutarci ad essere costruttori di pace. Ed ora con la forza che ci viene dall'ascolto della parola del Signore, rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Cari ragazzi e ragazze, fratelli e sorelle, eleviamo la preghiera a Dio nostro Padre per chiedere di essere custoditi fedeli nel servire Cristo e i fratelli. Insieme acclamiamo: ricordati di noi, Signore. Ricordati di noi, Signore. Signore Gesù, noi vogliamo ringraziarti e pregarti per Papa Francesco,
Sostienilo nel tuo compito di pastore, affinché con il tuo insegnamento riusciamo a costruire una società fondata su rapporti di fraternità. Insieme preghiamo. Ricordati dei tuoi, Signore. Perché l'esempio di Padre Francesco Convertini, che come Cristo, con amorevole cura, si è accostato all'umanità sofferente, guidi anche noi nel saper stare accanto alle situazioni di fragilità e povertà che incontriamo sul nostro cammino, insieme preghiamo. Ricordati di noi, Signore. Gesù, compagno e aiuto del debole, speranza e fiducia del povero, rifugio e riposo dello stanco, sii nostro medico per i nostri corpi e per le nostre anime, cacciando il male che ci tenta e lasciando entrare tutto l'amore che solo tu ci puoi dare attraverso lo Spirito Santo. Insieme preghiamo. Ricordati di noi, Signore. Le nostre comunità parrocchiali siano attente alle situazioni di disagio presenti accanto a noi e vengano in soccorso con amore discreto e generoso. Insieme preghiamo. Ricordati di noi, Signore. Signore, guidati dal tuo esempio di amore e cura verso il prossimo, rendici veri testimoni di pace e di unione tra di noi. Insieme preghiamo. Ricordati di noi, Signore. In alcuni istanti di silenzio presentiamo al Signore quelle intenzioni di preghiera che ci portiamo nel cuore. Ascolta, Padre, il tuo popolo e ricolmalo di Spirito Santo, affinché sperimenti la gioia del seguire il Figlio tuo, Cristo nostro Signore. Amen. Ci accomodiamo. Dal sussidio digitale, canto numero 21. Offriamo a te. Oh.
offriamo a te sinceramente. Davi, benediciamo la tua pace. Benediciamo la tua pace. Fra, saremo l'eco del tuo canto. Eco del tuo canto. Ci mettiamo in piedi. Il seme del tuo canto. Preghiamo perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Signore Dio nostro, il pane e il vino che hai creato a sostegno della nostra debolezza diventino per noi sacramento di vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui, le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano alle nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo il Signore. Osanna, osanna, nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, nell'alto per te. Osanna, osanna, al Dio della vita. Osanna, osanna, nell'alto per te. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo
che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i suoi santi apostoli, San Giorgio, i gloriosi martiri, San Rocco, San Nicola, il venerabile Padre Francesco Convertini e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Accogli nel tuo regno
Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accoglie nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme e godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Accogliendo l'invito ad essere costruttori di pace, sentendo di essere tra noi tutti fratelli e figli di un unico Padre, preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per la comunione rimarremo tutti ai nostri posti.
Chi deve fare la comunione rimarrà in piedi. Chi è celiaco può fare la comunione presso la cappella del Santissimo Sacramento. Ci prepariamo con il canto numero 23. Thank you.
Preghiamo. O Dio che ci hai resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, fa che uniti a Cristo in un solo corpo, portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ora, carissimi, come sappiamo, c'è un momento di ringraziamento che viviamo insieme, con alcune anche figure artistiche, accompagnati sempre da Don Giampaolo e animati da Don Giulio. Per cui, ecco, dopo la benedizione faremo intanto l'inno, che è la prima volta che lo facciamo qui insieme, proprio dedicato a Padre Francesco, e poi, ecco, continueremo con qualche momento molto molto bello, per cui staremo tutti ancora ai nostri posti. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chinate il capo per la benedizione rispondendo Amen ad ogni invocazione. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Amen. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa continua nella nostra vita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Prendiamo l'inno Raggio di Sole numero 40. Possiamo accomodarci, sedetevi. Amore, per Dio.
Cristo che il tuo cuore ha portato con fede ai confini della terra. Mio amore, Francesco, per tu sarai il discepolo fedele che nel cuore della gente entrerà. Qual era il motto di... Mettici amore. Amore, il grido del tuo cuore ha portato con fede ai confini della terra. Mettici amore, Francesco, perché tu sarai il discepolo fedele che nel cuore della gente entrerà. È arrivato il fragno, da Marinelli l'abbiamo preso. Mettiamo le mani ora al prossimo ritornello. Facciamo un applauso al fragno che in mezzo a noi ci ricorda la marcia della pace che concludeva così. Amore è il grido che tuo cuore a ritmo ha portato con fede come confini della. Battiamo le mani e ci siamo. Francesco, perché tu sarai il discepolo fedele, nel cuore della gente entrerà. Dici, dai, ancora insieme. E il grido che il tuo cuore ha portato con fede ai confini della terra. Mettici amore, Francesco, perché tu sarai discepolo fedele che il cuore della gente entrerà. Continueremo a vivere questo momento qui in chiesa, accoglieremo l'animazione, poi quando usciremo ci ricorderemo di prendere il foglietto che nella settimana avremo, particolarmente giovedì, la memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, quindi una celebrazione particolare. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, ribuongiorno, coraggio, fatevi sentire. Siete contenti? Sì? Dai, fate sentire. Allora, vorrei iniziare questa seconda parte. Non mi senti, eh? Mi senti? Adesso sì, ti sei insordito. Mi sentite? Forte e chiaro? Bene. Allora ragazzi, ragazzi, adulti, ci ritroviamo in questa seconda parte di questa celebrazione bellissima per ricordarci di chi? Chi stiamo ricordando oggi? Ah, ok. Scusate, problemi di diretta. Allora, stiamo ricordando dunque chi?
Allora vorrei riprendere qualcosa che abbiamo ascoltato. Avete ascoltato questo inno bellissimo, Raggio di Sole, che ci riporta un po' alla bellezza di che cosa? Chi ha la felpa? Cosa avete scritto sulla felpa? Cosa c'è scritto sulla felpa? Non sento. Bene, cosa sta qui? Cosa si trova vicino all'altare, sull'altare? Ah, siete bravi. Allora vedete, in questa giornata vivremo 5 momenti brevi, ma che ci faranno un po' stare insieme in maniera bella, allegra, ricordando la gioia di Padre Francesco. Ma adesso, prima di riprendere insieme l'inno e di cantarlo tutti insieme, vorrei invitare qui Suor Melissa. Vieni, Suor Melissa, vieni qui. Vieni, accogliamola con l'applauso. Perché dovete sapere che Suor Melissa, insieme al maestro... Suor Melissa, una sola S mi dice, quindi... insieme al maestro Donato Semeraro hanno composto questo inno bellissimo che abbiamo appena cantato e adesso ricanteremo insieme. Ci vuoi dire un po' com'è nato questo bel testo, sì, e l'inno? Intanto grazie per l'invito anche a tutta la comunità, a Don Adriano in particolare. E questo inno nasce soprattutto per la spinta del signor Pinuccio Convertini, a cui dico grazie per avermi dato la possibilità di conoscere e approfondire questa figura. E quello che mi ha colpito principalmente è stato il suo amore per la Madonna, un amore così tanto forte che l'ha spinto a mettere amore in tutte le cose. E come diceva Don Giampaolo durante l'omelia, a prendersi cura dell'altro, di qualunque razza, religione, etnia, e di vivere nel quotidiano questo amore per Maria. Quindi essenzialmente questo è stato il filo conduttore di questo testo. Grazie, grazie, grazie Suor Melissa. Insieme a te ringraziamo il maestro Donato Semeraro e colgo l'occasione adesso anche per salutare gli amici di Cisternino. Facciamo sentire tutto il nostro affetto, il nostro calore. E allora adesso per cantare l'inno ci mettiamo in piedi tutti insieme, dai, coraggio, puntate il vostro cellulare sul QR code lì che trovate, puntate, prendete il numero 40, Raggio di Sole, coraggio, cantiamo insieme. Thank you.
confini della terra, mettici amore Francesco, perché tu sarai il salvatore, che nel cuore della gente c'era. Mettici amore, accomodatevi, accomodatevi, bravi. Allora vorrei introdurmi un po' al primo momento. Il primo momento sarà bello perché proveremo a costruire questo fragno, ma prima di arrivare a questo vorrei introdurmi con delle parole belle che ci fanno un po' capire il senso dello stare qui insieme, anche riprendendo qualcosa che ha detto Don Giampaolo. Vi leggo qualcosa che scriveva tempo fa il nostro caro amato Vescovo Emerito Settimio. Sentite, conta poco celebrare una memoria, perché la gloria degli altri non ci appartiene. Ha importanza invece raccoglierne l'eredità degli uomini maggiori per farne nostra esperienza di vita. Così allora si inquadra l'opera del missionario, operatore generoso e insieme testimone, simbolo di una Chiesa che si pone a servizio della più vasta umanità. Così scriveva questo nostro vescovo amato nella presentazione del libro che tutti penso conosciamo, Anche il fragno fiorisce. E proprio a partire di qui, Anche il fragno fiorisce, che ci riporta naturalmente alla bella Marinelli. Quest'anno, come sappiamo, non possiamo stare lì, non possiamo stare tutti intorno al grande albero, ma proveremo insieme a costruirlo qui, con le nostre, non solo con le nostre mani, ma con le nostre realtà che sono venute appunto a vivere questo momento di preghiera e di festa. Infatti, un po' questa giornata sarà scandita da due segni forti. Il primo è proprio questo, il fragno. Avete visto, l'avete detto prima, c'è questo albero che ancora però c'è, sì, ma adesso lo vedete verde voi? Lo vedete verde? No. Allora adesso lo andremo a costruire. Come? Il nostro stare insieme, il nostro movimento porterà alla riproduzione proprio del vero fragno. E attraverso che cosa? Attraverso quelle che sono le realtà che ci caratterizzano, Locorotondo, Cisternino, attraverso le nostre vicarie, i nostri parroci, attraverso anche gli amici salesiani. Tutti ci ritroviamo ogni anno sotto quel fragno e oggi lo vogliamo ricostruire qui in mezzo a noi. Vedete, il fragno ha un po' una base ben salda, ben fissa e attraverso questa base spiccano un po' alcune fronde, ma su queste fronde adesso andremo a costruire, a formare la nostra chioma, il nostro albero speciale. Questo movimento, vedete, di fraternità richiama un aspetto molto profondo della vita comunitaria. Perché? Solamente stando insieme, operando insieme, vivendo la fraternità, riusciremo a dare linfa vitale a questo albero. E, vedete, attenzione, questo albero ci regalerà qualcosa, ci regalerà un dono grande. Non vi preannuncio niente, lo vedremo adesso che lo montiamo. E allora invito le varie realtà adesso a montare insieme l'albero, a partire dal comune di Locorotondo. Prego, Mariangela.
devi andare dietro a mettere il tuo pezzo in corrispondenza della chioma. Comune di Cisternino. Benissimo, per la parrocchia San Giorgio Martire Don Adriano pone il pezzo di questa chioma. Si prepara la parrocchia San Nicola, Sor Melissa vieni, grazie. Ecco, vedete la chioma si sta costruendo, si sta rinverdendo. Attenzione, guardate. C'è qualcosa? Ah, si sta costruendo qualcosa insieme alla chioma. Parrocchia Sacra Famiglia, grazie. Grazie. Gli amici salesiani. Bene. Giuseppe. È il direttore della casa. Grazie. Un applauso a Giuseppe. Gli scout. Allora vedete, si sta costruendo oltre la chioma anche qualcos'altro. Cosa leggiamo? Bravi! L'associazione Padre Francesco Pro Marinelli. Pinuccio, un grande applauso a Pinuccio, coraggio! Coraggio! Gli amici dell'Unitalsi, ah, c'è il presidente di Locorotondo, grazie. Ci arrivi? Forse un po' no, vai, vai. Tra i ragazzi, Francesco porta il suo ultimo pezzo per la chioma. Grazie. Facciamo un applauso a questo fragno fiorito che ancora non è fiorito. Cosa c'è scritto allora? Gridate, non sento. Bene, allora vedete com'è stato bello questo momento. Attraverso le varie realtà siamo riusciti a costruire questo albero, ma io penso che attraverso questo piccolo gesto abbiamo detto qualcosa in più. Francesco, Papa Francesco ce lo ricorda nell'enciclica Fratelli Tutti, ci ricorda questa esigenza, l'esigenza di far rinascere tra tutti un'aspirazione mondiale alla fraternità. Dice nessuno, questo è rivolto a noi, nessuno può affrontare la vita in modo isolato. C'è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com'è importante sognare insieme, ci ricorda Papa Francesco. E noi l'abbiamo fatto, abbiamo provato a sognare insieme costruendo questo fragno che ci ha regalato questo motto. Metti amore. E allora tutti siamo fratelli. Tutti siamo fratelli, ci riscopriamo sotto questo fragno ancora una volta ad essere insieme, belli fratelli. Ci siete? Sì!
Benissimo. E allora proviamo a fare un secondo passaggio adesso. Vedete, quest'anno c'è una novità bella, importante, che riguarda un po' tutti noi. Quest'anno è stato pubblicato questo fumetto. Lo vedete tutti? Lo vedete? Metti amore, l'avventura missionaria di padre Francesco Convertini. Allora vedete, questa novità ci è stata regalata, ci è stata donata quest'anno da quest'uomo Mario Lisi, che è un signore che vive non qui, vive a Siena, e che però ci è vicino grazie anche al suo essere appassionato, vive l'esperienza cristiana e naturalmente è associativa nell'Unitalsi, e ha voluto, lui fa il fumettista per hobby, e quindi è stato contattato per provare a creare questo fumetto su padre Francesco. È bellissimo, io l'ho provato a leggere tutto ieri ed è qualcosa di meraviglioso. Le insegnanti avranno pane per i loro denti quest'anno anche per colorarlo e per proporlo agli altri, ai ragazzi, e questo fumetto riprende un po' naturalmente la storia e la vita di padre Francesco. E nella presentazione che è stata fatta dal nostro Don Pierluigi Cameroni, lui sottolinea una cosa importante. Infatti dice che per i ragazzi colorare la vita a fumetti di padre Francesco sarà come un'avventura per imparare a dipingere la propria vita con i colori dell'amore, per affrontare il futuro con i suoi rischi, certo, con le sfide che comporta, ma anche con le potenzialità e le opportunità. Allora vedete ragazzi, colorare significa dare espressività, espressione a questi disegni, che altrimenti rimarrebbero piatti, rimarrebbero tutti uguali. Invece colorare significa portare la vostra creatività. E questo è un segno anche per viverlo concretamente. Colorate la vita, colorate la vostra vita, la vita degli altri, con quella felicità, solidarietà, con quell'amore fraterno che ci rende, come dicevo prima, tutti fratelli. E allora adesso vorremmo sentire, ascoltare, e che per chi può vedere sui monitor, il saluto che Mario Lisi ci ha voluto regalare e la spiegazione che ha voluto dare anche lui. Ascoltiamo. Salve, mi presento, sono Mario Lisi e sono l'autore della storia a fumetti sulla vita del venerabile Francesco Convertini. Come avrete già capito dal mio accento, sono toscano, sono di Siena, la patria di Santa Caterina, patrona d'Italia e d'Europa. Allora vi domanderete perché dalla lontana Puglia sono stato contattato io per fare questo piccolo lavoro. E qui la colpa, fra virgolette, o il merito, dobbiamo darlo all'amico Giovanni Punzi, a cui mi unisce la comune militanza in seno all'Unitalsi. È lui che evidentemente mi ha contattato ricordandosi della mia presunta abilità nel disegnare storie a fumetti. Io però devo invece ringraziarlo, perché è stata un'esperienza sicuramente piacevole ma anche formativa, perché mi ha permesso di conoscere la storia di questo missionario che nella lontana India si è speso ultimo fra gli ultimi a favore degli indigenti, degli ammalati, dei diseredati, che soprattutto lo ha fatto con grande spirito ecumenico, perché lui non faceva differenze fra indù, musulmani e cristiani, ed era da questi affettuosamente ricambiato, tra l'altro con l'appellativo di Father Francis. Credo che questo lavoro possa, e spero che questo lavoro possa servire a tante persone per conoscere meglio il venerabile Francesco Convertini, che tutti speriamo presto di vedere annoverato nel novero dei beati, perché no, anche in quello dei santi. Chi vuole potrà sicuramente trovare, nelle tante pubblicazioni che ci sono su Convertini, trovare molte più notizie di quelle che io ho potuto concentrare nelle 20 pagine del libro.
Concludo citando Santa Caterina, che nelle sue 381 lettere spesso ripeteva che Dio non vuole altro che la nostra santificazione. Beh, se così è, io credo e spero che il venerabile Francesco Convertini sia presto chiamato nella schiera dei santi. So che è il vostro desiderio e anche il mio, e quindi con questa speranza un grande abbraccio, un grande saluto a tutti. Grazie. Grazie a Mario Lisi. E ci ha incoraggiato un po' a riprendere la figura di Padre Francesco e a vivere nel nostro piccolo quel germoglio di santità, quella felicità dunque che ci aiuta veramente a crescere bene. Poi quando finiremo questo momento all'uscita ne troverete tanti, compratene due almeno per ciascheduno, va bene? Così uno lo tenete per voi, l'altro lo regalate a chi non c'è stato oggi e anche agli insegnanti che lo vorranno sicuramente. Va bene? Ci siamo? Vi piace questo fumetto? Sì! Bravi! Proviamo ad andare avanti e a vivere questo terzo momento, che è il secondo aspetto importante, che vi ha visto coinvolti tutti voi in maniera bella. E questo momento è quello della un albero. Che cosa ha? Cosa ha un albero? Solo le foglie? I fiori, anche i fiori, e questo terzo momento è dedicato proprio alla fioritura. Ma prima di far arrivare i fiori vi vorrei far comprendere che significato hanno avuto per noi questi fiori. E riprendo un passaggio che Papa Francesco ci ha regalato nel suo messaggio all'inizio dell'anno sulla pace. Francesco dice così: gli eventi che abbiamo vissuto hanno segnato il cammino dell'umanità nell'anno trascorso. Ci insegnano però l'importanza di prenderci cura gli uni degli altri e del creato per costruire una società fondata sui rapporti di fratellanza. Perciò, dice il Papa, ho scelto come tema di questo messaggio la cultura della cura come percorso di pace. Cultura della cura per debellare la cultura dell'indifferenza, dello scarto, dello scontro, oggi spesso prevalente. Allora il Papa ci ricorda di prenderci cura gli uni degli altri, del creato, per realizzare appunto percorsi di pace, di fraternità. E voi tutti vi siete messi all'opera, perché? Perché questi fiori, attraverso anche l'attività che abbiamo vissuto insieme il 31 gennaio scorso, memoria di San Giovanni Bosco, attraverso il sogno che Giovanni Bosco ha avuto, guardando e facendoselo raccontare, un po' vedendo Domenico Savio, che gli raccontava la bellezza di questi fiori, ognuno di voi ha creato un fiore. E questi fiori sono l'espressione più bella delle virtù umane, come l'amore, l'umiltà, l'eleganza dell'anima, l'obbedienza, la temperanza e tutti i vostri sentimenti più belli. Voi li avete scelti e li avete costruiti in un fiore. Ma mi preme dire che per ogni fiore ciascuno di voi ha scritto un impegno. L'impegno che si prendeva per la pace, giusto? Sì o no? Bene, ognuno di voi ha scritto quell'impegno di pace che vi crea, come diceva anche Don Giampaolo prima, costruttori di pace e ci ricorda Francesco di fraternità per essere tutti in maniera bella fratelli tra di noi. Allora, questi fiori che raccontano la pace, la cura del prossimo, del creato e che riprendono il messaggio di Papa Francesco e anche l'esempio di Padre Francesco vogliono poter abbellire che cosa? Questo nostro fragno. E allora prendendo il canto che trovate puntando il QR code, il numero 31, preghiera semplice, vogliamo accogliere questi bei fiori che portano i ragazzi e anche qualche donzella bella che ci aiuterà a mettere sull'albero i nostri fiori. Non li abbiamo trovate tutti uguali, ma ci scuserete. Coraggio, iniziamo il canto e proviamo ad accogliere i fiori.
aspetta. Vai. Piano piano, aspetta. Vai. Vi piacciono questi fiori che stanno fiorendo? Grazie ad Arianna, a Rosanna, a Bianca che da ieri sera stanno cogliendo fiori. Stanno cogliendo i fiori per voi per poterli mettere su questo bellissimo fragno. Un applauso a loro, dai! Bianca si è andata anche ad aggiustare bene oggi per essere presente qui insieme con noi. Niente, Bianca, vai a posto. Un applauso ancora. Ci sono tanti altri fiori che naturalmente adesso non possiamo mettere sul fragno, ma che poi con calma potremo
addobbarlo in maniera bella e potremo anche leggere qualche messaggio di pace che ciascuno di voi ha voluto esprimere nel gesto di fraternità. Grazie, grazie a tutti voi, un applauso a tutti voi allora. Passiamo adesso ad un momento bello, bello per voi, che è il momento della premiazione dei partecipanti al concorso Metti Amore. Allora vedete, questa fioritura alquanto insolita, sia per la stagione che stiamo vivendo evidentemente, ma anche per il tempo che ci circonda, ci avvolge, ci consegna però una speranza, cioè ad essere noi stessi pezzi di quel fragno che non si stanca di far intravedere i suoi boccioli. E allora questa speranza per noi ha un nome, cioè è Cristo Gesù, quel dono che viene dal cielo, ci ricordava il Papa a Pasqua. È un dono grande, non è soltanto un ottimismo, la speranza, una pacca sulla spalla, no, è quel Dio che ci fa vivere con gioia i momenti presenti, che ci mette nel cuore la certezza che Dio sa volgere tutto al bene, perché persino dalla tomba vuota fa uscire la vita. Allora quest'anno, nonostante un po' la modalità a distanza e non potendo stare insieme per collaborare, per fare questi grandi belli striscioni, tuttavia c'è stata una bella, grande, gioiosa partecipazione di ragazzi che hanno espresso tutta la loro creatività attraverso gli elaborati. Ben 16 da Cisternino e 29 da Locorotondo. Dai un applauso a tutti noi allora. E vorrei anche esprimere adesso un ringraziamento doveroso agli insegnanti di religione e anche di arte che con loro impegno hanno sostenuto, aiutato, incoraggiato dai più piccoli ai più grandi. Allora un applauso a Maria Antonietta, Vittorio, Giovanni e Francesco. Facciamo sentire l'applauso. E allora, con questo augurio che ci siamo detti, adesso conferiamo i premi a coloro che hanno potuto vincere. Ok, da dietro stanno aggiungendo una parte degli elaborati, altri li vedete qui sotto, uno striscione lo vedete sopra appeso. Vorrei ringraziare prima della premiazione tutta la scuola primaria che veramente si è impegnata tanto. Dai un applauso a tutta la scuola primaria che ha fatto bene e che ha messo sempre tutta la sua creatività e la sua passione. Allora, terzo classificato per quest'anno è l'Azione Cattolica della Parrocchia San Giorgio Martire di Locorotondo. E un applauso. Giorgio Piccoli, come presidente dell'associazione, prende i diplomi, gli attestati, un momento che... Eccoli. Intanto consegno il terzo premio. Grazie. L'attestato arriva dopo. Secondo classificato, Simone Cosimo Pezzolla dell'Istituto Tecnico Agrario. Eccolo qua. Mariangela premia il secondo. Sì, Francesco è il suo professore.
Un applauso anche a Francesco. Vuol dire qualcosa? Brevissimamente spiegare il lavoro. Proprio due parole flash. Ma il lavoro si può far vedere? No? È quello, giusto? Vado in modo sintetico. Allora, ho voluto rappresentare come copertina del mio albero un albero di un simbolo dei nostri paesi, nonché il mio albero preferito. Se però osservate, l'albero non è omogeneo. La parte destra è bella, ma soprattutto giovane, mentre la parte sinistra è brutta da vedere, vecchia, secca e rovinata. Perché, come ho spiegato prima, esiste la ricchezza e la povertà. Ed era proprio questo il messaggio che volevo trasmettere. Spero di esserci riuscito. Concludo il mio discorso dicendo che Papa Francesco ci dice che in un mondo frantumato, in cui si combatte una guerra mondiale a pezzi, tutti sono chiamati a costruire un mondo libero dalla violenza e che siano la carità e la non violenza a guidarci nei rapporti interpersonali, come in quelli sociali e in quelli internazionali. Per questo Papa Francesco ringrazia tutte le persone di buona volontà, le associazioni internazionali. Ma io vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie. Grazie, grazie. Basta. Grazie. Grazie a te, Simone. E adesso il primo classificato. Di più, di più. Anche i meno giovani che stanno da questa parte. Primo classificato, scuola secondaria di primo grado, istituto comprensivo Marconi Oliva. Ritira il premio il sindaco dei ragazzi. Vieni. Mariangela, premia tu. Facciamo vedere anche la composizione. Benissimo, un applauso. Grazie. E veramente un applauso a tutti gli elaborati che hanno partecipato. Sono stati tanti, vi ho detto, molto belli. Molto creativi, grazie alla vostra creatività, un applauso alla vostra creatività. E adesso gli attestati di tutti i partecipanti che ci sono saranno poi ritirati dopo, alla fine di questo momento. Adesso vedete, è arrivato un momento importante, un momento preparato dai nostri ragazzi. Vi chiedo di prestare molta attenzione a questo momento perché hanno dedicato veramente tutta la loro creatività, la loro fantasia, la loro espressività, la loro gioia. Sulle note di Experience di Einaudi, che ci immerge nella bellezza di una natura che attraverso le secchezze dell'inverno e l'aridità dell'autunno ci fa giungere ad una fioritura inedita primaverile, presentiamo ora questo momento coreografico preparato dai nostri ragazzi. Si alterneranno sulla scena come il susseguirsi delle stagioni, l'incalzare della musica che man mano rappresenterà un po' l'avanzare dell'esperienza della vita, fatta di momenti di aridità, di secchezza, ma anche di impressionante e stupefacente vitalità, fioritura, come a ripercorrere i momenti della vita di Padre Francesco. Il finale, in cui la musica un po' va ad attenuarsi e Chico accompagnerà un po' nell'atteggiamento proprio di Padre Francesco, che ha vissuto tutta la sua esistenza facendo germogliare dalla sua umanità quel metti amore che ha raggiunto ogni latitudine di fraternità. E allora ringraziamo di vero cuore quelli che hanno permesso questa
questa coreografia, lo dico adesso ma poi lo ringrazieremo anche dopo, Desiree, Alessandra, Angelica, Maria Pia e Angelica. Buona visione e ascoltiamo. Thank you.
Grazie, rimanete. Grazie di cuore ad Angelica che ha un po' coordinato il tutto, ma naturalmente il grazie ricade a tutte voi, Maria Pia, Angelica, Desiree e Alessandra. Grazie di cuore, anche perché poi ci avete riconsegnato quel metti amore che Padre Francesco appunto ha vissuto con la sua vita. Un applauso veramente di cuore. È stato faticoso anche con la mascherina, no? Però non vi siete struccate. Allora, siamo arrivati alla conclusione, ma prima di salutarci, di ringraziarci, di dirci tante cose belle, vogliamo veramente ascoltare e vedere un ultimo saluto, quello del nostro Don Pierluigi Cameroni, che è il postulatore della causa di beatificazione di Francesco Convertini. Non è potuto essere qui per le ragioni che tutti sappiamo, ma ci teneva a rivolgerci e a donarci un augurio, una sprone per la nostra vita, per il nostro cammino di santità. E allora adesso ascoltiamo quello che ci vuole dire. Un caro saluto a tutti voi. Volentieri porto questa mia partecipazione in occasione della 16ª edizione della Marcia della Pace in onore e in memoria del padre Francesco Convertini, missionario salesiano nel Bengala. Quest'anno questa manifestazione ha un carattere tutto speciale in quanto segnato da questa pandemia che a livello mondiale sta portando anche tanta sofferenza e tanti problemi, oltre a tutte le situazioni di difficoltà economica, sociale, politica, relazionali. Ebbene, credo che Padre Francesco è un grande dono per tutti noi a vivere anche questo tempo con uno spirito particolare che è proprio quello della speranza. Lui è un uomo che è stato mosso dalla speranza. Nella sua vita avrebbe potuto aver avuto tanti motivi per rassegnarsi, per gettare la spugna. Pensiamo alla sua infanzia segnata dalla perdita dei genitori, da una vita dura, difficile, il momento particolarmente drammatico della Prima Guerra Mondiale, la malattia che l'ha colpito e poi anche le difficoltà che ha incontrato nello studio e successivamente anche nella vita missionaria in un contesto segnato da grandi tensioni sociali, la sua vita provata da diverse malattie, da diverse fatiche. Ebbene, nonostante tutto questo, Padre Convertini è sempre stato l'uomo del sorriso, l'uomo della speranza, l'uomo che la viveva questa speranza e sapeva anche trasmetterla agli altri. E questa speranza è stata fondamentale nella sua esperienza, proprio nei momenti di prove e di difficoltà. Era una speranza animata da una grande fede, cioè dal credere che anche nelle prove, nelle fatiche, Dio è presente. E questo toccava il cuore non solo dei cristiani, ma anche degli indù e dei musulmani, con cui lui ebbe sempre una grande capacità di relazione e di comunione. In secondo luogo, questa speranza era motivata da una grande meta, perché il suo sguardo non si fermava a questa terra, ma aveva sempre anche la prospettiva della meta definitiva, quella del paradiso, quella del cielo. E animato proprio da questo grande traguardo, ha saputo affrontare le prove della vita e ha saputo essere un generatore di speranza. Ecco l'augurio, il messaggio che vorrei lasciare nel ricordo di Padre Convertini, essere ciascuno di noi, uomo, donna, giovane, ragazzo, bambino, una persona mossa dalla speranza ed essere generatori di speranza. Buona manifestazione e avanti con fiducia, con gioia e con speranza. Grazie a Padre, a Don Pierluigi, che ci ha riconsegnato, pensate un po', il dono della speranza. Allora,
siete stanchi, lo so, stiamo concludendo. Permettetemi adesso, prima dei ringraziamenti, di tirare un po' le fila e le conclusioni di questa giornata. Oggi la parola ha fatto risuonare nella liturgia un esempio di cura, un esempio di accoglienza, un esempio di servizio stupendo che una donna, la suocera di Pietro, vive nei confronti del Maestro Gesù e di coloro che abitano la sua casa in un momento più acuto di sofferenza, di dolore per lei. Mi piace riprendere questo aspetto dell'umanità che il Vangelo ha evocato per ciascuno di noi, perché ognuno possa prendere coraggio, possa ritrovare l'entusiasmo, possa ridestare la fede e raccogliere l'eredità che Padre Francesco ci dona per essere anche noi dei fragni che fanno fiorire la bellezza, il bene. Vedete, Dio non ama le copie, sebbene ben fatte. Egli rispetta e stimola la nostra natura, la nostra umanità. È per questo che nella concreta umanità, secondo me, va ricercato e potrebbe essere rinvenuto il filo rosso della storia di Padre Francesco, con la sua grande svolta, prima nell'incontro con lo spirito di Don Bosco e poi nell'impatto con l'India. Francesco diventa un mistico, cioè un uomo rivolto totalmente verso Dio, ma che cammina in Lui e per Lui. Sarà un mistico dotato di realismo, di concretezza, di familiarità, di fraternità. Egli diventerà un uomo totalmente rivolto verso la presenza di Dio, ma fatta carne in Gesù, considerato realmente presente, sì, nell'Eucarestia, nella parola, nel fratello ammalato anche, nel fratello assetato. Che la nostra umanità, allora, ragazzi, ragazze più grandi, che la nostra umanità fiorisca nella gioia di incontrare in ogni nostro fratello il volto sorprendente di Dio, che ci invita a mettere amore lì dove ci troviamo, nelle nostre quotidianità di sempre, intessute di fraternità, di bellezza e di gioia. E allora veramente ci ringraziamo tutti quanti, ci ringraziamo per aver vissuto questo momento di gioia, di festa, di preghiera, di bellezza, di fioritura. È naturalmente doveroso fare e rivolgere dei ringraziamenti anzitutto ai sindaci di Cisternino, Luca Convertini e Antonio Bufano di Locorotondo, un applauso. Insieme con i consiglieri dei rispettivi comuni delegati per Padre Francesco, Marilena Semeraro per Cisternino e Mariangela Convertini per Locorotondo. Ringraziamo anche la Protezione Civile e la Croce Rossa che ci hanno permesso di vivere in serenità e nel rispetto anche questa giornata. Un applauso anche a loro. E ancora vorrei ringraziare tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa giornata. I tecnici della TV Don Bosco Live, Vincenzo, Piero, Pamela, Vanni, Adriano e Davide. Facciamo sentire il nostro affetto. Grazie che ci avete permesso di entrare nelle case, nella vita delle persone. E ancora vorrei ringraziare tutto lo staff di Digita che si è speso con passione per realizzare questo bellissimo fragno. Grazie. In modo particolare permettetemi di rivolgere un ringraziamento grande a tutto lo staff, ma in particolar modo a Tiziana Nardelli e Fabrizio Ripesi. Grazie a loro. E vogliamo ringraziare ancora una volta il coro della parrocchia San Giorgio Martire che attraverso il canto ci ha fatto pregare, lodare, ci ha fatto conoscere l'inno e ce l'ha fatto cantare. E allora adesso, prima di concludere, prendiamo la preghiera, ce l'avete attaccata al collo, ce l'avete scritta
qui di fronte, dove volete, la prendete e la leggiamo insieme. In piedi, ci mettiamo tutti in piedi. Signore, che hai suscitato insieme il venerabile Francesco Convertini, discepolo fedele del Maestro delle Beatitudini e missionario del Vangelo della Gioia, donandogli il sorriso puro di un bambino, un cuore mite verso tutti i fratelli cristiani, indù e musulmani, e mani distaccate dai beni terreni per servire i poveri, donaci di imitare le sue virtù e concedici per sua intercessione la grazia che con fede ti chiediamo, per Cristo nostro Signore. E adesso ricantiamo tutti insieme l'inno, riprendiamo il numero 40 dal sussidio che ci è stato preparato e poi ci auguriamo veramente di proseguire questa giornata con gioia, fraternità e bellezza. Prendete l'inno, poi per l'uscita mi raccomando a seguire le indicazioni del servizio d'ordine. Non ci accalchiamo, ma prima cantiamo l'inno. Quanti al concorso possono ritirare l'attestato qui, Francesco.